Se entri in un certo ritmo compulsivo dentro di te, sarai solo una ripetizione del passato. Se vuoi spezzare i tuoi ritmi emotivi, questi sono gli strumenti più semplici, magari drastici, ma se non vuoi sprecare tempo nella tua vita, questa è la strada da percorrere. Quando si tratta del nucleo più profondo, è tutto uno. Quando si tratta del corpo, quando si tratta della mente, quando si tratta delle tue emozioni e del mondo intorno a te e della tua attività, l'intero significato della vita, la bellezza della vita e l'efficacia della vita stanno semplicemente nel trovare il giusto ritmo. Qual è il tuo ritmo? Se ascolti la superficie più esterna di chi sei, ci sarà un tipo di ritmo. Se scavi un po' più a fondo, ci sarà un altro tipo di ritmo. C'è un ritmo molto superficiale che troverà espressione nei bisogni e nelle compulsioni più fondamentali di chi sei. Se osservi te stesso un po' più da vicino, vedrai, c'è un ritmo psicologico che non deve necessariamente corrispondere ai bisogni e alle compulsioni che ti guidano quotidianamente. Se osservi con un po' più di sensibilità, noterai un ritmo emotivo che è di natura completamente diversa dal tuo ritmo psicologico. Se osservi molto più accuratamente, puoi notare un certo ritmo chimico che potrebbe essere più connesso ai tuoi cicli emotivi di qualunque altra cosa. Se osservi con molta più consapevolezza, puoi notare un certo ritmo energetico che non avrà niente a che fare con nessuna di queste cose, ma causa tutto il resto. Ma se osservi abbastanza in profondità, non c'è nessun ritmo, è immobilità assoluta. Non c'è nulla da fare in merito alla propria immobilità. Immergerti è tutto quello che puoi fare. Ma su tutti gli altri piani è necessario lavorare. Le tue energie, la tua chimica, le tue emozioni, i tuoi pensieri, il tuo corpo, il tuo desiderio e i ritmi karmici. Su queste cose è necessario lavorare? Altrimenti sarai solo una ripetizione del passato. Se entri in un certo ritmo compulsivo dentro di te, sarai solo una ripetizione del passato, ancora ed ancora. Nulla di nuovo ti toccherà mai. Quindi trovare il ritmo e consapevolmente cambiare il ritmo, rendere il ritmo più profondo, più complesso o più semplice. Soprattutto, essere in grado di cambiare consapevolmente il ritmo per non essere come un disco rotto che continui a cantare lo stesso ritmo tutto il tempo, tutto il tempo, tutto il tempo. All'età di 60 anni qualcuno viene da me ieri e dice: mio marito non mi presta abbastanza attenzione. Ho detto: devi essere contenta. Se avessi avuto questi problemi quando avevi 18 anni, non va bene, ma è comprensibile. A 60 anni, se hai ancora lo stesso problema, a 60 anni, se sei ancora una teenager, o
nessuno ti tollererà. Sì? Nessuno tollererà un sessantenne che si comporta come un teenager, non è così? Quindi, se non impari a cambiare consapevolmente il ritmo del corpo, della mente, dell'emozione, della chimica e dell'energia, diventerai come un disco rotto che semplicemente ripete le stesse cose ancora ed ancora. Il modo più facile o il modo più semplice per spezzare i ritmi che sono compulsivi dentro di te è cominciare a fare cose che non ti piacciono. Ti piace iniziare la mattinata con della cioccolata, ma qui inizi con una pallina di Nim. Proprio quello che non ti piace. Se vuoi spezzare i tuoi ritmi emotivi, la cosa più semplice è cercare qualcuno che non sopporti e lavorare con loro. Sceglili in quanto partner con cui lavorare, qualcuno che proprio non sopporti. Questi sono gli strumenti più semplici, forse drastici, ma se non vuoi sprecare tempo nella tua vita, questa è la strada da percorrere. Semplicemente alzarti la mattina e fare quello che non ti piace. E dopo un po' di tempo vedrai, quello che ti piace e non ti piace sono essenzialmente una tua creazione. Non sono una sorta di leggi divine in merito a quello che dovrebbe piacerti e dovrebbe non piacerti. Non ha niente a che fare con l'oggetto che ti piace o l'oggetto che non ti piace. È semplicemente la tua compulsività che ti attira verso certe cose e ti allontana da altre.